dello Spirito Santo. Amen. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti la grazia più grande che mi metta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, ti affido a ciò che guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicura di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Madre di Dio, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Settima meditazione, la Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà prende lo scettro di comando e la Divinità Sacrosanta la costituisce sua segretaria. Figlia mia cara, vieni nelle braccia della mamma tua e presta attenzione ad ascoltarmi e sentirai gli inauditi prodigi che il Fiat Divino fece alla tua mamma celeste. Come presi il possesso del regno della Divina Volontà, finirono i suoi passi in me. Molto più che questi sei passi simboleggiavano i sei giorni della creazione e in ogni giorno dei quali pronunziando un Fiat facevo come un passo dal passare al creare con una cosa e con un'altra. Il sesto giorno facevo l'ultimo passo per dire Fiat, facciamo l'uomo nostra immagine e somiglianza, e nel settimo si riposò nelle opere sue, come volendosi godere tutto ciò che con tanta magnificenza aveva creato. E Dio nel suo riposo, guardando le opere sue, diceva come son belle le opere mie, tutto è ordine e armonia. E fissando l'uomo nell'impeto del nostro amore soggiungeva, ma il più bello sei tu, tu sei la corona di tutte le opere nostre. Ora la mia creazione superò tutti i prodigi della creazione e perciò la divinità volle fare un suo via, sei passi in me ed incominciò la sua vita piena. Come dunque presi il possesso del regno della divina volontà, finirono i suoi passi in me. Intera e perfetta nell'anima mia, ed ho in quali altezze divine mi messa dall'Altissimo. I cieli non potevano né raggiungermi né contenermi, la luce del sole era piccola innanzi alla mia luce, nessuna cosa creata poteva raggiungermi. Io valicavo i mari divini come se fossero miei, il mio Padre Celeste, il Figlio e lo Spirito Santo mi sospiravano nelle loro braccia per godersi la piccola figlia loro. Ed ho il contento che provavano al sentire che come li amavo, li pregavo ed adoravo, la loro altezza suprema, il mio amore, la mia preghiera e le orazioni uscivano da dentro dell'anima mia, dal centro della divina volontà. Sentiva uscire da me onde di amore divino, casti profumi, gioie insolite, che partivano da dentro il cielo che il loro stesso volere divino aveva formato nella mia piccolezza, tanto che non finivano di ripetere. Tutta bella, tutta pura, tutta santa è la piccola figlia nostra. Le sue parole sono catene che ci avvincono. I suoi sguardi sono dardi che ci feriscono. I suoi palpiti sono frecce che frecciandoci ci fanno dare delirio di amore. Sentivano uscire da me la potenza, la fortezza della loro divina volontà che ci rendeva inseparabili e mi chiamavano. La figlia nostra è invincibile che porterà vittoria anche sul nostro essere divino.
Ora ascoltami, figlia mia. Presa la divinità da eccesso di amore verso di me, mi dissero: figlia nostra diletta, il nostro amore non regge, si sente soffocare se non ti affidiamo i nostri segreti. Perciò ti eleggiamo per nostra fedele segretaria. A te vogliamo affidare i nostri dolori e i nostri decreti. A qualunque costo vogliamo salvare l'uomo. Guarda come va al precipizio. La sua volontà di impendere lo trascina continuamente al male. Senza la vita, la forza e il sostegno del nostro volere divino, ha deviato dalla via del Salvatore e cammina strisciando la terra, debole, malato e pieno di tutti i vizi. Ma non ci sono altre vie di mezzo per salvarlo, né altre vie d'uscita, se non che scendere il Verbo Eterno, prendere le sue spoglie, le sue miserie, i suoi peccati sopra di sé, affratellarsi con lui, vincerlo a via di amore e di penna unite, dargli tanta fiducia da poterlo riportare di nuovo nelle nostre braccia paterne. Oh, come ci vuole la sorte dell'uomo! Il nostro dolore è grande, né potevamo confidarlo a nessuno, perché non avendo una volontà divina che li domini, non potevano mai comprendere né il nostro dolore né i gravi mali dell'uomo caduto nel peccato. A te che possiedi il nostro fiat è dato di poterlo comprendere. E perciò, come segretaria nostra, vogliamo svelarti i nostri segreti e mettere nelle tue mani lo scettro di comando affinché domini ed imperi su tutto ed il tuo dominio vinca Dio e l'uomo e ce li porti come figli rigenerati nel tuo materno cuore. Chi può dirti, figlia cara, ciò che sentì il mio cuore a questo parlare divino? Si aprì in me una vena di intenso dolore e mi proposi, anche a costo della mia vita, di vincere Dio e la creatura ed unirli insieme. Ora, figlia mia, ascolta la mamma tua. Ti ho vista sorpresa nel sentirmi narrare la storia del possesso nel regno della divina volontà. Ora sappi che anche a te è data questa sorte. Se ti decidi a non fare mai la tua volontà, il volere divino formerà il suo cielo nell'anima tua. Sentirai la inseparabilità divina. Ti sarà dato lo scettro del comando su te stessa, sulle tue passioni. Non sarai più schiava di te stessa, perché la sola volontà umana mette in schiavitù la povera creatura. Le tarpa le ali dell'amore verso colui che l'ha creata, le toglie la forza, il sostegno e la fiducia di slanciarsi nelle braccia del suo Padre Celeste, in modo che non può conoscere né i suoi segreti, né l'amore grande con cui l'ama. E perciò vive come estranea nella casa del suo Padre divino. Che lontananza getta tra creatore e creatura l'umano volere. Perciò ascoltami, fammi contento, dimmi che non darai più vita alla tua volontà ed io ti riempirò tutta di volontà. Siamo lodati Gesù e Maria. Questa opera, la Vergine Maria del Regno della Divina Volontà, così tanto cara al mio cuore ogni volta che si legge, a me sembra proprio la prima volta, come se non avessi mai letto alcune cose, perché è impressionante lasciarsi, come dire, un po' portare, condurre, toccare, coinvolgere,
Meditare un passo di questo genere ci vuole veramente una settimana, dico sempre le stesse cose. Mezz'ora di meditazione su questa cosa qui è proprio un oltraggio, un furto, proprio una cosa indicibile. Certo che queste parole, più che meditarle, bisogna veramente lasciarle agire dentro di noi e lasciarle operare, lasciarci portare a onda di queste parole, che solo lo Spirito Santo poi può, a mio avviso, far penetrare e comprendere in tutta la loro pienezza. Io ricordo sempre e amo ripetere, quando mi arrivò la notizia di questa benedetta divina volontà, io ci ho creduto subito, immediatamente. E dato che questo testo è il primo che comincia a meditare, alla quarta meditazione, terza o quarta meditazione, compresi lì. Qui stiamo su un altro pianeta, cioè qui è un'altra cosa, è un altro mondo, è un altro, è qualcosa che va oltre qualunque cosa che io abbia mai conosciuto, insomma, in vita mia, insomma, conosciuto abbastanza, insomma, di spiritualità, di scritti, di dottrine, di storia, insomma. E quindi questo entrare in questa straordinaria grandezza della Madonna, nei suoi segreti, che poi come ci educe lei stessa nella parte finale, sono a disposizione anche nostra, cioè cose che abbiamo vissuto non sono precluse ai comuni mortali. Noi possiamo conoscere i segreti di Dio. Questo dice lei. Quindi non è un'esclusiva mariana, anche se certamente sentirà l'inseparabilità divina, lo scettro del comando sulle terre e sulle passioni, perché solo volontà umana toglie la forza, il sostegno, la fiducia, in modo che non si possano conoscere né i segreti del Padre né l'amore gratuito. Comunque andiamo con un ordine, ripercorrendo qualche passaggio e come sempre lasciando il resto alla nostra meditazione personale e all'operazione dello Spirito Santo. Quindi abbiamo visto che all'inizio c'è un lungo inciso dove la Madonna, questa è la settima meditazione, no? Le prime sette presentano i primi sei passi del Divin Volere in lei, come i primi sei giorni della creazione. No? Questo c'è un inciso che è originale di Luisa, si legge nella nota, ma è stata scritta posteriormente su un foglio di quaderno. E qui c'è scritto una cosa molto importante, rievocando la creazione, che è il primo oggetto di meditazione per noi. Quando Dio guarda le sue opere, dice questa frase assai significativa, che è una esemplificazione, è un emblema di ciò che è la divina volontà. Tutto è ordine e armonia. Allora, questo è un punto di riferimento fondamentale anche per la nostra esistenza, sotto tutti i punti di vista. E noi dobbiamo, insieme a ordine e armonia, c'è una terza parola chiave della Divina Volontà, che è l'equilibrio. La settimana scorsa, durante il ritiro, su una meditazione bellissima, che era proprio molto avanti negli scritti sul riequilibrio, che la Divina Volontà perfetto fa in tutte le cose. Assoluto, quindi ordine, armonia ed equilibrio sono le tre coordinate fondamentali della mia volontà. Quindi quando questo non c'è, in qualunque cosa che riguardi noi, dai pensieri alle parole, cioè, ordine, armonia ed equilibrio, pensieri, parole, opere, azioni, gesti, comportamenti, qualunque situazione, interiori o esteriori, qui possiamo spaziare dove ci pare, da come guidiamo, come mangiamo, come ci vestiamo, quanto dormiamo, come dormiamo, come parliamo, cioè, qualunque cosa.
E se uno si fa attento, guardate che fate l'esperienza e poi vedrete che succede. Dio ti fa notare anche se tu vuoi, se tu gli apri anche i minimi dettagli. Dio dice a te, questo, ma non è una cosa vissuta, come dire, come un incubo, come un'oppressione, una cosa dice, ah, insomma, manco vedato, tocca stare attenti pure a questo. Un altro passo bellissimo, sempre nel ritiro dei giorni scorsi, di cui ero fermamente convinto, spettacolare, il regno della divina volontà è il regno della libertà. Cioè, in paradiso non entrano se non persone libere, sono tanti passi degli scritti. Cosa vuole Dio da te? Dio vuole che tu tante cose liberamente scegli di conoscere. Ti occupi liberamente di approfondire la loro conoscenza, ti occupi liberamente di digerirle, poi ti occupi liberamente di abbracciarle, di sceglierle con gioia e come atto volontario, e liberamente poi ti occupi di metterle in pratica, di viverle. Lo scritto dice che il paradiso non entrano se non persone libere. Voi sapete che il paradiso non si fa altro che la divina volontà, nient'altro. Dice anche Santo, e non si può fare nient'altro, perché è impossibile una volta. Ma perché? Santo Tommaso dice, quando uno è in paradiso non può fare altro che fare la volontà e stare lì dal Signore. Dice, ah, non posso fare altro, quindi non sono più libero? No. Per questo non poter fare altro è un atto di libertà, perché tu non fai più nient'altro, perché conosci perfettamente Dio, chi conosce Dio, non ti basta manco grandi camera del cervello di parola, esatto. Questo in parte si vive in questa vita. Perché se tu conosci bene questa cosa qui, il resto perde il proprio valore, è come se non ci fosse. Cose, impegni, hobby, interessi, creature, non c'è più, cioè ci stanno, ma non ci stanno. Bisogna vivere queste cose qui, perché c'è altro. E è questo il modo in cui Dio agisce. Leggevo l'altro giorno, 16° volume, io non voglio cose sforzate, non le voglio. Allora fate a pensare che mi stai a fare favore a me, a fare una cosa del genere. Non le voglio. Perché la Madonna è la creatura in assoluto, liberissima per antonomasia. Abbiamo visto liberissimamente fin dal primo istante del concepimento, ha detto io esercito la mia libertà, non volendo dare alla mia potenzialmente negativissima volontà facoltà di fare nemmeno un atto, perché so che questo sarebbe la mia rovina. Immaginate quando una persona si posta a queste cose con volontà, dice, ma posso fare più niente, posso fare più nome, cioè uno si sente in galera e dice, ma galera, questa non è la galera, queste sono le ampie praterie del cielo, questa non è la galera. Allora proprio per esempio attenzione anche al nostro esame di coscienza, ordine, armonia ed equilibrio. Ripeto, se uno apre il cuore e impara a sentire il cuore, Dio te le dice tutte le cose, senza bisogno di mediatori, di interlocutori, di persone che ti mettono la mappa pronta davanti, dici che devo fare, ti danno, non serve, te lo dice lui, te lo dice. Se tu te lo dici tanto quanto gli apri la porta, e poi tanto quanto tu liberamente esegui quello che ce ne tante più te ne dici, ti va avanti, ma se non si apre il cuore, ricordiamo sempre quella bellissima frase che Claudia Coppola nella passione di Mel Gibson dice a Ponzio Pilato quando lo è rimasto, dice che Gesù gli ha detto che chiunque dà la verità ascolta la sua voce e non deve rispondere qui destreitas, no, dice Claudia qui destreitas. Gnosis tu, potes medici. Non puoi dire, perché Claudia Coppola, questo lo dicono anche gli scritti di Maria Valtorta, era discepola di Gesù, la moglie di Ponzio Pilato, era tra le nobili donne pagane romane, intanto andava a farsi per chiacchierare con Gesù, no? Quindi ci vede anche gli scritti della Emily, che è tutta un'altra prova presa dalla Emily, e dice, si non disse verità del morire, nemo, il mi dice le potest. Se non la vuoi ascoltare la verità, nessuno te la può dire. Quando
Gesù dice che è scritta di mia volontà, mi basta la volontà ed è fatto tutto, sembra una cosa di dire, ma va bene, voglio dire la mia volontà, quindi è fatto tutto. È, capite, un atto coinvolgente tutta la nostra esistenza. Non è dire, va bene, vediamo se va bene. La vuoi conoscere la verità fino in fondo, aperto le porte, sei disposto, che se conosci la verità e ti dice guarda che devi andare da così, a così tu lo fai, nei miei particolari, non come uno schiavo forzato, ma liberamente, convintissimo, quella è la cosa migliore che tu debba fare per il tuo bene, per la gloria di Dio, per la tua felicità, per la salvezza delle anime. Questo è il criterio, no? Bene, torniamo dopo questa lunghissima parentesona, quindi l'ordine, l'armonia e l'equilibrio che Gesù ha riversato nella creazione, che nella creazione è mantenuta. Ecco perché sono sempre importantissimi i cibi del fiat creante, anche la contemplazione della creazione, no? Torniamo a Maria Santissima. Qui ci sono delle espressioni veramente impressionanti, no? Ma comunque tutto il segreto dell'eccellenza, della grandezza della Madonna che, capite, valicavo i mari divini. La Trinità mi sospirava nelle sue braccia. Io non sento queste cose, ma se possono sentire queste cose, la Santissima Trinità che va in delirio d'amore, come dice. Nessuna cosa creata poteva raggiungere. Valicavo i mari divini come se fossero i miei. Questa creatura che spazia dentro la Santissima Trinità, come stessa casa sua, senza nessun limite. E perché loro si sono innamorati tanto della Madonna? Non solo per la bellezza intrinseca che comunque c'è in questa creatura, ma perché la Madonna era fissata completamente nel Fiat Supremo, era il principio di questo atto. Preso che la vita di Stato non sono cedimento, la Madonna non faceva neanche un palpito che non fosse nel Fiat. Quindi Dio ogni cosa che vedeva in lei, vedeva se stesso. E quindi non poteva, come dire, non amarla nel modo con cui l'amato. Vedete? La mia preghiera ed adorazione uscivano dal centro della divina volontà. E quindi loro sentivano uscire da me onde d'amore divino, casti profumi, gioie insolite, ma che partivano da dentro il cielo che il loro stesso volere divino aveva formato nella mia piccolezza. Ecco perché tutto quanto quello che deve essere l'attenzione, lo sforzo, l'unico investimento di cuore in questo mondo è che devi imparare a far vivere il Fiat Divino totalmente nel centro della lugare, perché se quello è fatto tutto, tutto. Ricordate i passi degli scritti, ne dice qualcosa anche qui, no? Alla fine. Se tu nella divina volontà diventi, io mi ricordo questa materia, è una delle mie cose che mi colpì immensamente, ti sarà dato lo scettro del comando su te stessa e sulle tue passioni. Negli scritti si legge che se tu vivi nella divina volontà, non è che devi sforzarti con la grazia di dominare le passioni, ma non esistono più, non ci stanno più. Cioè non è che tu non ti arrabbi perché ti viene ad arrabbiarti. No, questo non succede più. Non c'è più. Perché non sono compatibili queste cose con la potenza del Fiat Supremo, non ci stanno più. Il diavolo non ci viene più a darti il tormento. Non ci viene. Se si azzarda a provarti a tentare nel mezzo secondo, scappa subito. Perché vede di nuovo bene, se ne va. Non c'è più. Non c'è. Ecco perché è tanta roba, cioè qui non è semplicemente, come dire, i grandi santi hanno fatto diventare grandi eroi, sostituire la grazia di essere, come dire, qui è signoreggiare con queste cose, cioè percepire qualche cosa, non è uno scherzo, della divina onnipotenza. Per questo che si parla di vita divina, cioè tra gli attributi di Dio, cioè l'onnipotenza non deve pensare che uno, è diventato onnipotente, non sono queste scemenze qui, d'accordo? Se lo pensassi che bello sono diventato onnipotente, questo è un atto di compiacenza e di superbia, già vorrei dire.
dire che stai vivendo negli aiuti, io non c'è niente alla mia volontà, d'accordo? Ma l'onnipotenza tu comunque la sperimenti come effetto, capito? Cioè nel senso che alcune cose non ti toccano più, come avete visto, no? A Roma dicono ma rimbalza, stai al di sopra, stai al di là, non ti toccano. Ma non è che non ti toccano perché a Roma dicono ma rimbalza, ma non è vero che cioè, lo fanno come gesto di strafottenza, capito? C'è una cosa che dà fastidio e tu non dà soddisfazione, dici ma rimbalza, ma non è vero manco per niente, perché rosichi, dicono sempre così, sempre i romani, che ti rimbalza manco per niente, tu lo dici ma non dà soddisfazione, ma lì veramente stai proprio fuori dalle come dinamiche, non ci stanno più, non ci sono più, pensare a tutte le altre piccinerie della vita umana. Io veramente quando ogni tanto mi vedo, mi viene sono ancora piccolo così, dico, ma cioè perché uno proprio piange sulle miserie della volontà umana. È inutile fare questo scioglimento, le rimarinate, le cose di impicci, le lamentele, le permalosità, le gelosie, le cose, queste cose qua. Gli uomini che ci ho fatto recentemente, mi ricordo quale catechesi, che fanno a gara per occupare i propri spazi di potere, di importanza, capito? Anche in parrocchia, anche in chiesa, anche a altri livelli, piccoli, grandi, insomma. Ma che ti importa? Cioè, veramente proprio dice, cioè, ma io sto perdendo tempo a queste cose. Non ti passa proprio neanche per l'anticamera del cervello, no? Espressione della Santissima Trinità. Le parole della nostra piccola tutta santa sono catene che ci attingono. Quando la Madonna parlava con la Trinità era come se la legassi attraverso le catene, delle catenelle che si portano ai polsi. I suoi sguardi sono tardi che ci feriscono. I palpiti sono freddi, i palpiti del cuore, sono frecce che frecciandoci ci fanno dare dell'impegno d'amore. Alla Santissima Trinità. Un palpito del cuore immacolato di Maria gli arrivava con una freccia e gli arriva che lo fa dare in delirio d'amore. Sta scritto così qui. Quindi la Santissima Trinità va in delirio d'amore. La Santissima Trinità va in delirio d'amore. Per chi? Per la Beata Vergine Maria, il regno della Divina Volontà. Ci va. È impressionante, no? E ancora la Madonna spiega perché succede questo, perché sentivano uscire da me la potenza, la fortezza della loro divina volontà, che ci vedeva inseparabile, trovano. Guarda, un'altra cosa bellissima, sempre del ritiro, non so quanti di voi ce l'hanno chiaro, no? A un certo punto la Madonna con Alexio Magistralis, perché il Verbo si è incarnato in Maria Santissima secondo voi? Questa è una cosa che io non ce l'ho mai pensato. Dice, perché era Immacolata Concezione, quindi era senza peccato, ma era perché non si incarnava il Signore. Non basta che ci sia un essere umano immacolato e senza peccato. Gesù dice, io non ci sarei sceso lì dentro, io non mi abbassavo a scendere lì dentro. Oh, immacolata e senza peccato, non basta. Dovevo trovare dentro la mia divina volontà, allora sono sceso. Se no non scendevo. Leggete gli scritti. Non ci va, manco se non ci stanno i peccati, perché per carità se non ci stanno i peccati c'è un'anima pulita, ma non c'è un habitat degno di Dio, perché Dio è trascendente, Dio è divino, è oltre, capite? Noi non essere umano, per quanto sia se lontano dal peccato, capace in qualche modo comunque di compiacere il Signore, ma non è degno di Dio. Si faccia anche capire la differenza che c'è. Tanto è bene ripassare da un atto umano anche un uomo, un atto divino, ci sta un abisso, ci sta un abisso, e l'atto umano il Signore te lo premia se compiuto in grazia di Dio, e l'atto meritorio te lo premia anche con una ricompensa che ti dà in paradiso, per carità, ma è una ricompensa limitata di un piccolo atto umano, da un atto divino. Quindi tutta la grandezza della Madonna deve essere ricompresa dentro la Divina Volontà, così come dentro la Divina Volontà deve essere compresa la figura di Luisa, così come dentro la Divina Volontà deve essere compreso il tipo di itinerario che il Signore attraverso questi scritti si propone a noi. È tutto lì.
lì. Altrove spiega, lodata la Madonna, insomma, la Madonna c'è avuto un dono da Dio lontana perché c'era l'Immacolata Concezione, tant'è vero che fin dall'istante del concepimento ha fatto la rinuncia alla sua volontà, questo non potevamo farlo perché chi di voi si ricorda il primo giorno che è stato nel grembo della madre quando è stato concepito, anzi la madre, non lo possiamo sapere proprio perché appena concepiti controlliamo il peccato originale e entriamo in una miseria assoluta umana, d'accordo? Tra cui non essere coscienti di quello che viviamo in quel momento, Guardate che dipende da cioè il fatto che non ci ricordiamo quello che è successo nella pancia della nostra mamma e che ne dicano tutti quelli che platerano in giro, dipende dal fatto che appena l'anima entra nello zigote subito si macchia, è un flash istante. Voi sapete questa dottrina di tutti i santi e dottori, che sia Gesù Cristo che la Madonna hanno avuto immediatamente l'uso del libero arbitrio appena concepiti. Gesù nel grembo della Madonna, questo si vede benissimo negli scritti, non solo negli scritti di Luisa, era cosciente, operava così come opera, secondo il nostro modo di pensare, una persona adulta, la cui ragione perfettamente funziona, cioè l'anima operava. È chiaro che poi non si metteva a fare le cose strane, nel senso che appena neonato comincia a parlare conferendo con la bocca umana, per quanto riguarda la crescita umana si è soggettato alle leggi della natura, così come Maria bambina, ma l'anima opera. La nostra anima non opera a causa del peccato originale, solo per questo. Allora dice, vabbè, quindi la Madonna, io no e quindi non è per me. No. È per questo che Dio, nella pienezza dei tempi, quando lui reputava opportuno e quando, come spiega, c'erano stati tutta quanto una serie di atti preparatori di quasi 2000 anni necessari per poter aprire le porte, questo non l'ha fatto vivere la prima creatura umana, come noi, toccata dal peccato originale, perché potesse essere chiaro che di per sé questo dono è accessibile a chiunque realmente lo desideri. Voi capite che però entrarci non è un giochetto da ragazzi o una cosa, scherzo sempre, dico sempre, dovrò fare adesso un buon consiglio, una bella puntata, forse più di una, dire cosa non è la divina volontà, non cominciamo a fare non è questo, non è questo, non è questo, perché dopo che hai detto quello, hai provato a dire qualcosa di quello che è, devi anche sgombrare le nuvole da quello che non è. Questo non è un giochino da ragazzi che basta dire fiat ogni tanto, fare la divina volontà quando ti ricordi, non puoi camminare fin dal discorso. Non è questo soltanto, d'accordo? È anche questo, non è questo soltanto, no? Allora, l'espressione altra della Santissima Trinità, Santa Croce, la figlia nostra invincibile, che porterà vittoria anche sul nostro essere. L'abbiamo già visto tante volte, tra i segreti di Maria, non è un caso che San Luigi Conforta ha detto un libro che si chiama Il segreto di Maria, è che la Madonna sembra aver, come dire, secondo il nostro modo di pensare, che sono misteri grossi, accelerato tanti tempi dell'Altissimo, ce ne sono almeno tre, d'accordo? Incarnazione, prima del tempo, primo miracolo prima del tempo, la risurrezione prima del tempo, e tante grazie e tanti miracoli che la Madonna riesce a ottenere dall'Altissimo, a quanto pare, anche quando sembra che non sia tanto per la quale, porta vittoria anche sul nostro essere divino. Capite? Qui si entra in misteri su misteri su misteri, capite? Se uno rimane a bocca e dice, ma che cosa è stato? Chi è questa creatura? Io tante volte dico, ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Poi la Madonna non te lo dice perché è umilissimo, quindi non te lo dirà mai, però la domanda è legittima, insomma, no? E Dio gli dice, il nostro amore non regge, si sente soffocato se non ti affidiamo i nostri segreti, affidare i nostri dolori e i nostri decreti. E poi gli spiega tutta quanta la situazione dell'uomo e che non c'è altro sistema per tirarlo fuori dai guai che azionare il fiat redimente, quindi il
verbo eterno deve scendere, deve farsi carne, deve prendere le sue miserie, i suoi peccati, eccetera, eccetera, no? Attenzione, c'è un passaggio commovente. Il nostro dolore è grande, né potevamo confidarlo a nessuno, perché non avendo la volontà divina che li domini, non potevano mai comprendere né il nostro dolore né i gravi mali dell'uomo contro il peccato. A te che possiedi il nostro fiat e dono di quello che comprendo. Cioè Dio andava cercando qualcuno a cui rivelare questo segreto. C'era nessuno. Qual è il segreto? Il segreto del suo immenso dolore. Dolore grande. Dio soffre in un certo modo, capite? Io lo so che questa espressione la sposano anche i teologi, ne parlano le lezioni, dice, ma come Dio è impassibile, come va a soffrire? Non lo sappiamo, ma Dio soffre. Cioè, se parla del nostro dolore, la condizione dell'uomo, parla del nostro dolore, la condizione dell'uomo. Cioè, vedere come siamo ridotti è una sofferenza per tantissimi. E i gravi mali dell'uomo che fanno il peccato. Le persone non se ne rendono minimamente conto di questa cosa. Qualcuno pensa che Dio esiste, che Dio è, come dire, attorato per la condizione dell'uomo, qualcuno della gente comune, o pensa che tutti quanti i danni che si creano in continuazione dipendano solo dal peccato, come è vero? No! Ci vuole una volontà divina per intendere, capite? Cosa ci dice questo differente? Dice, come faccio a sapere quanto comincio a entrare nella divina volontà? Quanto percepisci il dolore di Dio? Questa è un'ottima domanda. E quindi quanto percepisci l'urgenza, il desiderio di poterlo in qualche modo ripagare, consolare? Questa è un'attività fondamentale nella divina volontà, la consolazione di Gesù e di Maria. Se non lo percepisci quasi per niente, vuol dire che c'è poca divina volontà in te, appunto. Quanto soffri, consoffri più che giudicare con un'umanità sofferente che si sta veramente rovinando attraverso i gravi mali del peccato, no? Ma beatitudine di Gesù, beati gli afflitti perché saranno consolati, non i giudici, non giudicare, non condannate, ma quelli che soffrono vedendo una situazione di questo genere. E anche qui è una sofferenza non sterile ma attiva, perché cosa possiamo fare noi per togliere i peccati del mondo? Come ha fatto il nostro Signore, quello che ha fatto lui. Atti divini, preghiere divine e penitenze divine. Era un passo bellissimo durante il ritiro, diceva, se vuoi entrare nel divino volere ci vogliono tre cose, carta, penna e inchiostro. Se vuoi scrivere una grande vita, dopo che hai rifatto tutti quanti gli atti, questa è un'altra catechesi che farò, di fare gli atti nella divina volontà, dopo che uno ha fatto questi può buttare tutto, preghiere di guarigione, può buttare tutto, tutti gli esorci, tutto quanto. Se uno impara di fare tutti gli atti della sussistenza nella divina volontà, è una cosa spettacolare, non neanche la conoscevo, questa è una cosa che è stato oggetto di bellissima, è finito tutto, d'accordo? Dopo una volta che hai, come dire, chiuso bene i conti, dobbiamo scrivere un libro nuovo, ci spiega. Carta, penna e inchiostro. La carta è la divina volontà. Tu devi vivere in essa e devi aver imparato che non ti muovi se non nella divina volontà e non fai nessun atto di volontà tua. Cioè il principio di ogni atto è sempre di volere. Sempre. Qualunque esso sia. Questo aiuta sia l'atto collettivo che gli atti attuali. Secondo, l'inchiostro. Qual è l'inchiostro? È l'amore. Non esiste più nessuna, come dire, movenza o fine nell'agire, non siamo. Terzo, la penna. Cosa bisogna scrivere sulla penna? Con la penna, opere buone, opere sante, penitenze, sacrifici e preghiere. Basta. Fine. Fine. Bello, eh? Bellissimo. Allora. Ultimo passaggio, l'abbiamo già visto. Se ti decidi a non fare male, la tua volontà, e questa è una decisione seria, capite? E non dobbiamo pensare, ah, però
Io dico sempre, non ci devono essere limiti di nessun tipo. Di nessun tipo. Di nessuno. Uno si può immaginare, io penso che sia proficuo fare questo versetto, durante il Santissimo Sacramento, per questo non possono essere chiacchiere. Capito? Io ho fatto un esempio una volta, ma è sempre fatto. Se Dio ti chiede una persona cara, se Dio ti chiede la salute, è pronto? Qualunque cosa. Non puoi dire tutto meno che questo. Qualunque cosa. Bisogna mettersi in una condizione zero di mio e tutto di Dio. Non fa niente che non lo chieda, capite? Però l'episodio biblico del sacrificio di Isacco è questo. Tu devi essere disposto a qualunque cosa. Non ti preoccupare. E se, non, se Dio per te non ha deciso che deve darti la sofferenza che ti muore il figlio, non morirà. D'accordo? Tanto è vero, non morirà. Però vi ricordate per esempio, no? Io me l'ero dimenticato, che poi in questi scritti, vi ricordate Gesù cosa fa prima della passione? Va a chiedere alla Madonna il permesso. E se la Madonna gli ha detto, io non voglio che tu mi incroci, ci andava secondo voi? Perché ci sono alcune cose che Dio non le fa se noi non gli diamo il permesso. Alcune cose che le permetto che le fa comunque, però noi non sappiamo di scegliere, di distinguere. Altre cose che lui farà con te, capolavoro, solo se tu gli dai carta bianca, non a chiacchiere, ma a fatti. Dice, eh no, ma se poi gli do carta bianca sicuramente mi fa qualche prova. Allora vuol dire che c'è ancora paura, che non ci credi, che nella divina volontà c'è la vita e c'è la felicità. Capite? Guardate che chiudo un'altra meditazione bellissima che abbiamo fatto, spettacolare, l'abbandono, che è una componente fondamentale della vita particolare. Tu ti preoccupare, devi completamente stare spogliato, abbandonato nelle mani di Dio. Ci pensa lui. Cioè quello che si fa nella consacrazione totus tuus, che noi non facciamo mai bene. Nella consacrazione totus tuus noi diciamo fondamentalmente alla Madonna di ogni una cosa. Allora, io mi occupo delle cose che ti stanno a cuore a te e basta. Alle cose tue, io non ci penso più, ci pensi tu, non ci penso proprio. Ci devo pensare. Questo già si dice nella consacrazione totus tuus. Allora, se ti decidi di non fare mai la tua volontà, il volere divino formerà il suo cielo nell'anima tua e sentirai la inseparabilità divina. Ma vi rendete conto, significa una vita ininterrottamente vissuta in perpetua sintonia, collegati con l'Altissimo mattina alla sera, buonanotte, senza mai perderlo. Tanta roba questa qui è. Scelto del comando su te stesso e sulle tue passioni non esistono più. Non sarai più schiavo di te stesso, perché la sola volontà umana mette in schiavitù la povera creatura, le tarpa le ali dell'amore verso Dio, le toglie la forza, il sostegno e la fiducia di slanciarsi in suo Padre Celeste, in modo tale che non conosce né i suoi segreti né l'amore grande con cui ha. Altre spie. Verrà liberato il nostro Signore qualche segreto suo, del suo operare nelle anime? Come fa? Cosa fa? Perché ci stanno alcune cose che Dio mi dice, lo sentite l'amore profondo di Dio nelle vostre anime? Se queste cose non ci stanno, vuol dire che c'è molta volontà umana per te. Perché dice, se questo non ci sarà, non sarai più schiavo di te. Se questo ci sarà, non sarai più schiavo di te stesso e sentirai l'amore di Dio, l'amore con cui ti amo, e non vivrai come strano nella casa del Padre. Questo è per noi, capite? Queste meditazioni, certo che ai livelli della Madonna non si può arrivare, però a un discreto livello, insomma, ci si arriva. Altrimenti sono una chiacchiera, però qui il discorso è sempre quanto ci credo, punto interrogativo, e in base a quanto ci credo, quanto ci investo, punto interrogativo, voglio la Madonna,
che possiamo crederci al 100% e investirci come merita tutte le nostre risorse. Siamo lodati Gesù e Maria.